Onorevole Farina, come l'ha presa questa uscita dal PDL della Prestigiacomo? Ma adesso lei ha detto che è uscita dal gruppo, per cui non riesco a capire se è solo una presa di posizione contro il presidente Cicchitto oppure se è proprio un'uscita dal PDL in quanto tale. Lei è preoccupato? Mi dispiace moltissimo. L'ha sentita? Sì. No, dopo no. No, ero... Sa che ha pianto in transatlantico tra i colleghi? Ma ha cominciato a piangere uscendo. Questo l'ho visto, sì. Mi dispiace moltissimo. Ma credo che la cosa potrà rientrare. Ci sarà un momento di riflessione. Quando le ferite sono calde si sbotta più facilmente. Non credo fosse una scena preparata. Chi ho parlato? Ilfatto.it. Ecco, arrivederci. Arrivederci. Onorevole, una battuta per il fatto.it, un'altra tegola per il PDL, esce la Prestigiacomo dal partito. Ma non drammatizzerei oltre misura, è andata, credo che aderisca a un partito amicissimo, il Micichè, quindi rimane sempre nella famiglia. Senta onorevole, arriva questa tegola natalizia, la Prestigiacomo esce dal PDL? Però non lo sappiamo, insomma. L'ha annunciato in tele gruppo misto? Ancora visto le agenzie. Lei l'ha vista piangere in transatlantico? No, noi stavamo in aula, la ministra è uscita. Quando l'ha saputo? Io non mi metto questa cosa. E, no, dopo la votazione è uscita, poi non l'abbiamo più vista. Adesso vediamo e poi magari... Come l'avete presa questa uscita del PDL da parte del ministro Prestigiacomo? Ma è una delle tante contraddizioni che caratterizzano la maggioranza. Nel fatto, nel caso specifico, bisognava sospendere i lavori e approfondire, perché i temi che ha sottolineato la Prestigiacomo sono temi fondati. C'è una totale confusione e questo sta a dimostrare come ciò che è avvenuto il 14 non sta a significare che vi sia una stabilità di governo, tutt'altro. Siete rimasti scottati con la Carfagna, questa volta ci andate cauti allora con la Prestigiacomo. Molto cauti, sì, perché a nostro avviso si tratta più che altro di questioni che poi si vanno a riassestare. Ci vuole molto coraggio per rompere davvero con Berlusconi e con ciò che rappresenta. Noi lo abbiamo avuto, ne abbiamo pagato un prezzo molto alto, ma rifaremo la stessa cosa domani. Esce da Prestigiacomo, come l'avete presa dal PDL? Ormai sono 17 i partiti che appoggiano il governo, quindi 4 in più di quelli che appoggiavano Prodi, questo è un problema di questa maggioranza, non più nostro. Cominciano le prove di dialogo anche con la Prestigiacomo? No, siamo in campagna acquisti noi, sono altri che fanno campagna acquisti.